Incastonata nel cuore dell'Europa centrale e al centro delle Alpi, sorge una terra incantata, verde e rigogliosa nei mesi più caldi dell'anno ed innevata durante i rigidi inverni. Un territorio che l'uomo, insediatosi tra le pieghe dei giganti rocciosi, laddove ha potuto e voluto sfidare madre natura, ha plagiato al suo volere. Paesaggi ricchi di vigneti che si estendono dalle rare pianure della valle dell'Adige all'incirca sui 200 metri di altezza fino ai pendii che dominano lo scenario a 1000 metri. Una delle zone vitivinicole più piccole d'Italia con una superficie di 5300 ettari vitati e una resa di circa 350.000 ettolitri con un'unica ossessione, la qualità. Circa 5.000 produttori altoatesini remano per lo più in questa direzione, eredi di un patrimonio viticolo antichissimo di cui si trova traccia nelle composizioni degli scrittori romani come Virgilio e Marziale. Bolzano è stata, dal XVIII secolo in poi, zona di sosta per i tanti commercianti che, attratti dalle opportunità delle grandi fiere tedesche, si spostavano portando il vino. Così sono passati da questa terra i rossi della Toscana, della Borgogna e della Valpolicella. Nel 1793 Andrea Metrà, lo scrittore delle guide per commercianti, scrive: «Il contadino tirolese è industrioso e attivo. I vini migliori si fanno nei dintorni di Bolzano, Tramino e Trento, e i più rinomati sono quelli di Laitach, Coccia d'Oro e altri luoghi». Nel 1873 fu fondata la scuola agraria di San Michele all'Adige, iniziando così un processo di miglioramento dai vini rossi amabili dell'epoca fino ai grandi bianchi odierni. Non troppo a nord né troppo a sud, Alto Adige dal punto di vista italiano, Sud Tirolo da quello austriaco. Questa è una vera e propria terra di mezzo. Deve la sua fortuna agricola alla varietà, una varietà che si ritrova nel clima, incrocio tra il Mediterraneo e il Settentrione, nel suolo, un tempo Pangea che univa Europa e Africa in una sola terra ricca di minerali e nelle impostazioni aziendali, dalle grandi cooperative che uniscono i conferitori d'uva, le tenute che lavorano come le grandi griffe del vino italiano e i produttori indipendenti. Numeri diversi, ma un'unica mentalità. La qualità senza compromessi. Attorno a vitigni internazionali e complementari al terroir montano, insieme a qualche storico vitigno a Baccarossa. Voi dovete sapere che 40 anni fa, per esempio, no, sulla stessa superficie abbiamo raccolto il doppio che raccogliamo oggi, no? Oggi raccogliamo la metà, e questo è stato decisivo per la qualità. Abbiamo anche capito che l'Alto Adige non è solo la terra della schiava, no? Oggi abbiamo tantissime varietà, specialmente varietà bianca, e è molto importante di far crescere la giusta varietà nel giusto posto. Questo è molto importante, questo abbiamo capito oggi. Non dobbiamo piantare quello che richiede il mercato, dobbiamo piantare la varietà che sta bene sul posto giusto. Prima di tutto siamo molto piccoli, no? Abbiamo una superficie di solo 5.400 ettari. Direi che anche l'arco alpino, diciamo le Dolomiti, che ci aiutano molto. Siamo circondati di montagna, abbiamo una produzione in una quota elevata, e poi secondo me dobbiamo anche sottolineare il fatto che su questa superficie che abbiamo, e ripeto sono 5.400 ettari, che neanche 1% della produzione dell'Italia, abbiamo quasi 5.000 viticoltori. Questo cosa significa? Significa che abbiamo più o meno un ettaro di superficie a produttore, e io penso che solo così può nascere la qualità, all'attenzione al dettaglio in tutti i sensi, nella selezione diciamo delle varietà giuste per le zone giuste, al lavoro manuale, perché da noi
diciamo, tutto viene fatto a mano, anche la vendemmia, e poi ovviamente diciamo, tutti i lavori fino all'imbottigliamento, che è importante di dedicare il necessario attentamento. Nel corso del Novecento si sviluppò il desiderio di tutela dei vini tipici e nel 1933 fu costituito un consorzio. La varietà dei vini era grandissima, tanto che nel 1954, alla 32esima mostra dei vini tipici dell'Alto Adige, ne erano esposte 200 varietà. Ad oggi il 98% della superficie vitata dell'Alto Adige rientra nel disciplinare dei vini a denominazione d'origine controllata. Nel 2014 è stata introdotta la menzione vigna riservata ai vigneti storici. Per poter beneficiare di questo appellativo, le particelle fondiarie devono avere caratteristiche omogenee per sistema di allevamento, età delle viti, densità di impianto e vitigno coltivato, e le loro uve vanno vendemmiate e vinificate separatamente dalle altre. Ogni vigna prende il nome dalla toponomastica della cartografia ufficiale e attualmente ne sono riconosciute 40, con una superficie totale di circa 60 ettari. Oltre a queste però si possono utilizzare per la denominazione di origine anche le sottozone. Gewurztraminer, Schiava e Lagren sono i vitigni storici, ma oggi la produzione, che è costituita al 62% di vino bianco e al 38% di rosso, esalta anche i vitigni di origine francese, come il Pinot Bianco, il Sauvignon Blanc e il Pinot Nero o il tedesco Riesling. Gewurztraminer, Schiava e Lagrein sono i vitigni storici, ma oggi la produzione, che è costituita al 62% di vino bianco e al 38% di rosso, esalta anche vitigni di origine francese, come il Pinot Bianco, il Sauvignon Blanc o il Pinot Nero e il tedesco Riesling. Sull'introduzione di questi vitigni c'è lo zampino dell'arciduca d'Austria Giovanni, che a fine Settecento introdusse questi vitigni. In mezzo alle montagne si trova anche una coltivazione di vitigni bordolesi come Merlot e Cabernet Sauvignon, che producono dei super Tuscan d'alta quota. Abbiamo capito una cosa, che in questo piccolo paese, che si chiama appunto Alto Adige, che gestisce più o meno 5.000 ettari di vigneti, siamo più o meno condannati a produrre qualità. Altra via non c'è per noi, non possiamo competere con le grandi regioni, con le grandi produzioni. Abbiamo la difficoltà di avere tutto quanto, diciamo, più o meno pendii, lavoro a mano, diciamo, ok, c'è anche il trattore, c'è anche da noi la meccanica, però raccolta è a mano, diciamo, tutto quanto, per cui dobbiamo avere anche prendere dei bei soldi per i nostri vini, e i bei soldi si prendono solo se c'è la qualità. Quindi la pazienza è uno dei tratti caratteristici del viticoltore altoatesino? Purtroppo sì, purtroppo ci vuole pazienza, ci vuole tempo, soprattutto oggi tante volte ci manca questo tempo, però io ho imparato una cosa, 43 vendemmie le ho fatte adesso in cantina, ho capito una cosa, che bisogna anche osservare per capire cosa sta succedendo, e per osservare ci vuole pazienza e tempo, insomma. Il fattore chiave è sicuramente la zona climatica. La zona climatica, che ha due influenze importanti. Una volta, ovviamente, come tempo siamo influenzati dal Mediterraneo, e poi molto importante la parte alpina e le montagne, che incidono molto, perché abbiamo la possibilità di sfruttare diverse altitudini, e in più ancora con le montagne che stanno dietro ci creano un'escursione termica più importante ancora. Tempi molto difficili negli anni 70-80, si capiva che possiamo crescere soltanto se facciamo squadra, e soprattutto anche il fatto che abbiamo tantissime cantine produttori che tradizionalmente hanno una certa forza in questa zona, si riusciva magari più facilmente ancora mettere assieme le forze e puntare soprattutto sulla qualità in vigna, e penso che è stato quello il punto cruciale per portare avanti l'Alto Adige come zona viticola. Ogni regione, ogni distretto ha una sua cultura, un suo DNA, una sua storia, che non è così facile da replicare. Sicuramente l'Alto Adige è un fiore all'occhiello, è un sistema produttivo
di eccellenza e un esempio anche di collaborazione. Ce ne sono anche altre aree produttive del paese riferite al vino dove questo tipo di collaborazione si vede, c'è, è presente. Sicuramente c'è molto lavoro da fare perché l'Italia non è il paese della compattezza, non è il paese dell'unità d'Italia, è un paese dove bisogna lavorare fortemente per unire i campanili. Noi come gruppo, avendo un osservatorio di 6 regioni, stiamo cercando di diffondere questo tipo di cultura anche in altre regioni e diciamo che per quanto ci riguarda cominciamo a vedere dei risultati anche abbastanza soddisfacenti. La grande forza sta che in un territorio molto piccolo abbiamo microclimi, abbiamo terreni molto diversi e questo ci dà la possibilità di lavorare con tante varietà diverse. Però il lavoro che l'Alto Adige ha svolto negli ultimi anni non è andato ancora molto più nel dettaglio, perché anzitutto abbiamo delineato nuove o esistenti microzone dandogli anche un nome, ma soprattutto abbiamo ristretto il ventaglio delle varietà che in futuro dovrebbero essere impiantate in queste nuove microzone che abbiamo delineato a poche varietà. Praticamente abbiamo ristretto il ventaglio dalle più o meno 15 varietà ad un massimo di 5 varietà. Siamo direttamente sotto la pioggia nel vigneto di San Michele Appiano. Queste sono uve di Sauvignon Blanc e rappresentano un po' uno dei fiori all'occhiello dell'enologia dell'Alto Adige, terra che si è convertita nel tempo da rosso al bianco. Come vive, come cresce quest'uva bianca qua in Alto Adige? Ma diciamo il Sauvignon ha un vigore molto forte, è un vigore che noi dobbiamo cercare di controllare un po', per quello lasciamo anche l'erba sotto i filari, non usiamo i disabanti e non concimiamo per avere un po' il controllo del vigore di queste piante, perché il Sauvignon se cresce tanto allora abbiamo dei aromi verdi che non vogliamo avere. Ok, andiamo direttamente sull'uva e se mi fai vedere, mi spieghi il grappolo. Normalmente, soprattutto i cloni francesi fanno un grappolo abbastanza compatto che qualche volta può anche fare dei problemi. I cloni del nostro istituto sperimentale Limburg sono un po' più spargoli, un po' più facili a gestire, diciamo. Se no è un grappolo abbastanza compatto che pesa normalmente tra 150 e 200 grammi. Camminando per i vigneti dell'Alto Adige ci si aspetta di trovare tanti bianchi, tante uve bianche e poi ci si imbatte anche in dei vitigni dal taglio internazionale come il Cabernet e il Merlot. Come mai? Ma sicuramente negli inizi degli anni 90, sicuramente quando c'era quel cambiamento qui in Alto Adige, sicuramente si cercava anche di piantare dei vitigni internazionali anche per confrontarsi, diciamo, con questi vitigni sul mondo globale, diciamo, con la qualità che si trova in altre zone. E come vive il Cabernet in montagna? Che noi lo conosciamo a Bordeaux, lo conosciamo a Bolgheri, e in montagna come vive? Come si trova? Come noi, come la Cantina Quadrenzio, forse ha una storia più lunga di confronti altri con questi vitigni internazionali, perché noi abbiamo puntato di più, forse come altre cantine, su questi due vitigni negli anni 90, dove c'era anche un boom di vini rossi, diciamo, bisogna dirlo, gli anni fine 90, dove anche l'Alto Adige è ritornato, diciamo, da pensare che forse anche il futuro saranno i bianchi. Però io penso che negli anni 90 sui vini rossi cercava soltanto, diciamo, il volume, la struttura, diciamo la concentrazione, più concentrato meglio deve essere un vino, diciamo. Io penso la forza dei vini dell'Alto Adige, dei vini rossi come un Cabernet, anche la sua eleganza, la sua finezza, diciamo anche che sono anche dei valori molto importanti per descrivere la qualità di un vino. Non è soltanto il volume, la concentrazione, l'eleganza, la finezza. Se devo tirarne fuori uno, prendo il Pinot Bianco che sta un po' diventando il biglietto da visita di questo territorio, che forse meglio di tutti gli altri interpreta le caratteristiche principali di questo territorio. Che se voglio definirlo con tre parole, dico, per me Alto Adige è profumo, freschezza, eleganza.
sono tre caratteristiche che un vino dell'Alto Adige deve sempre avere per conto mio, proprio per la natura dei terreni, per la situazione climatica, per le altitudini dove coltiviamo questi vitigni. Oggi la viticoltura in Alto Adige si spinge a circa 1000 metri di altitudine, con la fortuna di avere delle belle escursioni termiche fra il giorno e la notte, soprattutto nella fase di maturazione. Questo aiuta a mantenere l'acidità, che poi a sua volta è la garanzia per il mantenimento e l'evoluzione dei profumi. È per quello che un vino dell'Alto Adige deve prima di tutto avere una componente aromatica di profumi notevole, per proprio essere abbinata al territorio. Qui in questo territorio secondo me non va cercata proprio l'estrema grassezza, ma il vino deve essere fresco, deve essere profumato, deve essere soprattutto elegante. Questo io richiedo da un vino dell'Alto Adige. Te sei porti avanti l'agricoltura biodinamica, la viticoltura biodinamica, quindi penso che di varietà si possa parlare in questo. Sì, senz'altro, perché lavoriamo appunto per questo, per avere una vitalità, e quello c'è solo nella variabilità. Deve essere un ecosistema che è fatto da diverse piante, da animali, che tutti ciò permettono di lavorare in un'azienda vivente, in un ciclo chiuso. E voglio sapere perché non conferisci l'uva. Eh beh, perché è tutta un'altra cosa avere il suo proprio prodotto, che è stato sì, allestito con molta anima, con molto cuore. Ci metto tutto, e questo alla fine lo voglio vedere anche come prodotto finale. Alto Adige, la terra della varietà, varietà che nasce dalle condizioni atmosferiche, un fazzoletto di terra in cui le peculiarità meteorologiche possono variare anche nel giro di pochi chilometri. Siamo una terra di montagne, anche lì per sé già abbiamo una variazione di clima molto alta. E, le nostre zone si estendono dai 200 metri fino a 1100 metri ultimamente, e quindi già lì troviamo un'ampia variazione di temperature, di radiazione, di precipitazione. Quindi basta spostarsi di poco da un comune all'altro e cambia, e di conseguenza cambia anche la viticoltura. Teoricamente sì, in pratica poi non è così semplice, perché ovviamente anche la montagna a certe condizioni che non si possono cambiare, come la pendenza, l'esposizione del territorio. Quindi stiamo attualmente in una fase di ricerca, dove cerchiamo di trovare i posti più adatti in alta quota per i vini futuri. L'Alto Adige non è esente dal cambiamento climatico, anzi. No, assolutamente no. L'Alto Adige, trovandosi in mezzo alle Alpi, ha subito un aumento della temperatura notevole negli ultimi 60 anni. Parliamo di più di 1,6 gradi, mentre l'aumento globale si trova intorno a 0,8, 0,9, 1 grado. Per le Alpi è normale, è tipico che questo aumento è molto più forte, e infatti anche in Alto Adige viviamo questo momento di calore. Una varietà che è dovuta anche alla conformazione del terreno, con strati di roccia diversa. La caratteristica dell'Alto Adige è proprio la storia geologica che ha portato a contatto terreni e rocce in origine molto differenti, che poi si sono trasformate in terreni per vari processi glaciali, fluviali nel tempo. L'esclusività è data dalla posizione geografica: ci troviamo nel mezzo delle Alpi, e quindi un territorio che normalmente non è coltivabile per la vite, è una cosa particolare. Il vantaggio è la situazione climatica, che è proprio un'isola climatica, è un'isola geologica, estremamente varia e possiamo dire anche complessa da studiare con nuovi presupposti, perché ogni vigneto ha una sua caratteristica, spesso proprio per l'energia di formazione di questo territorio, sia dal punto di vista geologico ma anche geografico, perché l'esposizione dei versanti, l'acclività e la quota sono uno degli elementi che, messi insieme con quella che è la storia geologica, danno
ai vari vigneti, alle varie zone, delle specificità molto particolari. La varietà dell'Alto Adige si riversa anche nella gastronomia, che insieme al cibo tradizionale, come i famosi canederli, si abbina anche a ristoranti di alto livello, con un'elevata concentrazione di ristoranti stellati, 25 stelle in 19 ristoranti locali, partendo dal tristellato San Hubertus dello chef Norbert Niederkofer. Influenza del Mediterraneo e della cucina italiana e soprattutto anche della cultura italiana. Poi se pensiamo che nel 1800 c'era Merano, la zona di Merano erano i produttori di agrumi, di aranci, di mandarini per la famiglia, cioè per i zar della Russia, perché c'era un collegamento di treno direttamente da Merano a San Pietroburgo. Per quello già storicamente si vede la qualità o anche la possibilità di fare veramente tante cose. Questo ovviamente anche nella nostra cucina si rispecchia. Noi siamo diventati un po' stretti nelle decisioni che abbiamo fatto, perché siamo a 1700 metri, così abbiamo deciso di eliminare, cioè non di negare, perché io non dico agli altri che non possono più fare queste cose qua. Io ho fatto una scelta mia perché volevo vedere dove si può arrivare con la cucina del territorio. Ma io penso abbiamo una cucina alpina, ma abbiamo anche la cucina mediterranea, perché abbiamo veramente zone che sono oltre di 1500 metri, abbiamo tante baite, vuol dire montagna, però abbiamo anche pianura dove cresce il vino, dove cresce anche la mela. Poi abbiamo due culture, siamo Alto Adige, siamo una cultura alpina con quella di Mediterraneo, perché siamo in Italia. Tutte queste due culture si influenzano molto bene. L'Alto Adige, prima di tutto, è una delle regioni più stellate d'Italia, quindi questo è già un piccolo primato molto importante che fa capire che c'è una qualità altissima e una propensione al buono oltre che al bello. C'è una grande cucina tradizionale che viene nella maggior parte dei casi reinterpretata in maniera molto moderna, quindi c'è molto territorio, quindi molto utilizzo di quello che è il prodotto territoriale. Mi piace sia il territorio e anche un po' la combinazione tra il sud e il nord, no? Tra Tirolo e anche il sud. I miei piatti quasi sempre hanno dei prodotti di tutte le due parti, e quello è molto interessante. E poi anche naturalmente abbiamo una grande abbiamo prodotti di ogni tipo, no? Adesso per esempio iniziano le mele, le castagne, i noci, la selvaggina, abbiamo di tutto. E poi ci sono i bordolesi o i super tuscan di montagna, Cabernet Sauvignon, Merlot ad alta quota, con un risultato diverso dai cugini francesi o bulgheresi. Ci sono terreni o zone molto molto calde che anche d'estate raggiungono il 40 gradi, come si sa anche come città di Bolzano, anche d'estate è sempre una delle più calde in Italia, e si vede anche in queste zone qua. Per quello da noi a Cortacce il territorio è così, che ci sono zone calde sui 200 metri che vanno su fino in montagna a 900. E nelle zone più calde ci riesce molto bene anche a coltivare Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Poi logicamente dipende un po' dall'annata, che il Cabernet Sauvignon è quello che matura più tardi e non riesce proprio ogni anno ad andare in maturazione, ma quando riesce viene fuori un bel Cabernet Sauvignon con un bel frutto alpino. Insomma, l'Alto Adige è piccolo ma grande, è a nord ma è anche a sud, è freddo ma è anche caldo, è una di quelle terre in cui a fare la differenza è la varietà.